giunte alle ultime battute dell'incontro Lazio-Campobasso. Le due squadre si sono fino a questo momento fronteggiate con uguale impeto e il risultato di 0-0 sembra riflettere il reale equilibrio delle forze in campo. Da entrambe le parti il gioco sta diventando ora più falloso e l'arbitro, il signor Alvaro Presutti, deve intervenire ripetutamente con fermezza onde evitare il peggio. Un giocatore in questo momento è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Dopo l'intervento della Barella, il gioco è ripreso con la Lazio di nuovo all'attacco. Azione personale del mezzo destro laziale che scarta un avversario. Si libera del secondo. Salta anche il terzo, ma viene messo in questo momento rudemente a terra. L'arbitro interviene prontamente. Ed ora si distende all'attacco. La palla filtra tra le maglie della difesa del Campobasso. Tiro! Rete! Ha segnato la Lazio! I giocatori del Campobasso reclamano per un presunto fuorigioco e circondano l'arbitro Presutti, ben noto per la fermezza con cui dirige gli incontri. Il gioco è fermo per un nuovo deciso intervento dell'arbitro. Nulla da eccepire neanche questa volta sull'ocrutezza del suo operato. Il gol era difatti certamente da convalidare. Ci si chiede semmai dove trovi tanta energia un direttore di gara dall'apparenza così minuta. Intanto i due giocatori colpiti sono costretti ad abbandonare il campo. Il gioco è ripreso e adesso è il Campobasso che riparte l'attacco nel tentativo di rimontare lo svantaggio. Azione sulla sinistra. E duro intervento della difesa laziale. L'arbitro interrompe il gioco e concede un calcio di punizione. Vediamo quindi che si sta per formare la barriera. L'arbitro Presutti interviene a far retrocedere i giocatori con i suoi metodi ultra persuasivi. Parte il tiro. Atterramento in aria. Rigore. L'arbitro Presutti ha decretato la massima punizione contro Lazio. Vivaci le proteste dei giocatori laziani in questo momento mentre ci si appresta a battere il rigore concesso al Campobasso.